Sesto San Giovanni, il sindaco di Stefano concede un'area pubblica per una manifestazione a Casa Pound e qui c'è un folto presidio antifascista. E di fronte a questa provocazione del sindaco di Sesto, che concede questo spazio pubblico a quelli che si definiscono i fascisti del terzo millennio, la risposta che stiamo riuscendo a dare è adeguata e può essere un primo passo per fare in modo che tutte le forze della sinistra insieme possano arginare questo fascismo che sta cercando di riprendere il sopravvento non solo in Italia ma in Europa. Casa Pound da una parte, qui gli antifascisti, e questa la democrazia? Secondo te? No, attenzione, la democrazia non c'entra niente con Casa Pound. Una città come Sesto San Giovanni, medaglia d'oro per la resistenza, è stata offesa da questo sindaco che ha dato e ha concesso degli spazi pubblici a Casa Pound dichiaratamente fascista e contro la Costituzione. Ogni via di Sesto direi che ricorda una di queste persone e noi non le dimenticheremo mai, perché sono state persone giovani che a 20-25 anni sono morte per questo ideale e per liberare tutti noi. Secondo te che peso ha, che peso ha avuto in questi mesi, che peso hanno avuto in questi mesi le manifestazioni e le espressioni di Salvini sulla crescita del clima d'odio e anche sull'affermazione di soggetti come Casa Pound? Ha un peso rilevante perché legittima la possibilità, legittima proprio questi gruppi, legittima queste forze a venire allo scoperto, a chiedere sempre più spazio e a diffondere delle idee che sono delle idee che non garantiscono, che non si rifanno a garanzie di libertà e di democrazia per tutti. Come siamo arrivati a questo punto? Come siamo arrivati a questo punto? Un'organizzazione che in virtù delle leggi vigenti dovrebbe essere e deve essere posta con i leggi. Dal palco è giunta la domanda: come siamo arrivati a questo punto? Sesto San Giovanni, città rossa per eccellenza, secondo te le ragioni di come si è arrivati a questo punto si possono anche ricercare nel fatto che la sinistra ha deluso i suoi elettori? È chiaro che ci sono stati fatti degli errori, santo cielo. Sono stati fatti degli errori, ma attenzione, quello che si può imputare alla sinistra generalista in questo periodo che ha inseguito troppe volte la destra. Se per sinistra intendi il Partito Democratico, non abbiamo l'involuzione davanti. Ragionare in termini di sicurezza scimmiottando le destre, perché purtroppo il popolo quando deve votare sceglie l'originale. E noi dobbiamo con pazienza, noi comunisti, ricostruire e cercare di mettere insieme le masse delle persone che resistono, ma soprattutto chiedono ancora che sia possibile creare un mondo sulla solidarietà e sulla fratellanza fra tutti i popoli, non sulla violenza. Un passo bene!